Salve a tutti ragazzi, sono LukeTeschio94 e bentornati su Medieval. Nella scorsa puntata abbiamo completato il livello delle caverne di cristallo. Quest'oggi invece abbiamo a che fare con un livello molto corto, secondo me un livello di transizione. Ovvero avremo a che fare con il livello della gola di Gallows. Che dire ragazzi, cominciamo subito. Ok, livello di transizione perché è molto corto, quindi secondo me l'hanno concepito apposta per essere un livello molto veloce fra le caverne di cristallo e quella che sarà la prossima area. Comunque ragazzi, non sottovalutatelo, anche se è quasi impossibile fare un game over in questo livello, questo libro ci avverte che c'è il pericolo del serpente di Gallowmere. Cosa si intende? Beh, lo scoprirete tempo debito. Comunque fate attenzione perché quel serpente è veramente, veramente pericoloso. Se avete poca vita, il game over potete anche subirlo a causa sua. Scoprirete perché a tempo debito. Nel frattempo consumiamo questa bottiglia, questa fontana di vita, per recuperare al massimo tutte le bottigliette, visto che non ce l'ho ancora. E quindi approfittiamone. Dopodiché ne cominciamo a affrontare dei nemici di questa zona, che per cominciare sono questi nemici impalati, che non so perché, ma mi viene sempre in mente il conte Dracula ad affrontare questo livello. Se sapete il motivo delle ragioni storiche, capirete il perché di questa affermazione. Poi avremo questi mostri di Frankenstein semi mummificati. Veramente ragazzi, sembra di giocare a Castlevania a giocare questo livello. E qua nel frattempo questo libro ci mette in guardia al fatto che c'è una corazza di drago necessaria per affrontare questo livello. Il perché lo vedrete poi dopo. Comunque per questo ragazzi vi dico, questo livello non lo affrontate se nello scorso livello non avete ottenuto la corazza di drago, perché altrimenti è quasi inutile affrontarla in quest'area. Il perché? Beh, come vedete lì c'è un'area, c'è già un'uscita. Strano, vero? Sembra molto corto, fin troppo addirittura. Beh, ragazzi, nel frattempo qua avete gli impiccati che ci attaccano. Degli impiccati, cioè impalati, mummificati, mostri di Frankenstein e impiccati. Ma che bella zona, vero? Ecco perché questa è una via alternativa per tornare alla mappa di Gallowmere se non potete attraversare il cancello dei draghi. Il cancello dei draghi che si può attraversare solamente con la corazza dei draghi, perché quella lì è una parete, quel cancello è una parete di fuoco. Per cui ragazzi, fate molta attenzione, non potete attraversarla, è morte certa se cercate di passare quel cancello. Ed è anche l'unico, attraversarlo sarà l'unico modo per andare avanti nel gioco. Quindi ragazzi, o avete la corazza di drago oppure sarete bloccati qui per sempre. Ok, detto questo, continuiamo a girare, continuiamo a ammazzare mostri. Qua ho fatto un attimo il giro largo apposta, anche se l'altra strada, quella col giro più corto, ci avrebbe permesso di raggiungere subito il cancello dei draghi. Però qua avevo un attimo intenzione di andare a raccogliere un attimo un po' di anime. Sapete, no, il solito motivo che ci servono le anime per il calice. Ah, poi avete visto, ci sono un sacco di porte chiuse. Beh, una volta che avremo attraversato il cancello dei draghi, tutte queste porte si potranno aprire in una maniera molto veloce. Comunque l'avete visto, eccoli lì, due, il cancello. Questo cancello, come ci viene detto qui, è retto dai draghi e è attraversabile solamente con la corazza, perché altrimenti ci ammazzerà all'istante. Per cui ragazzi, via le armi, mettiamoci la corazza ottenuta nello scorso livello e attraversiamo. E qui potete già vedere quanto sia potente quest'arma, tra l'altro. Se guardate, fa un male assurdo ai nemici e soprattutto dà una soddisfazione assurda bruciare questi nemici, questi impiccati. Ah, occhio col baule, è un affinto aiuto. So che di solito i bauli con il teschio aiutano, sono degli aiuti. Ma non in questo caso ragazzi, quel baule lì è una trappola assurda. Come vedete, tutte le porte che finora abbiamo trovato chiuse si apriranno. Ecco, vedete perché una trappola si è aperta da solo. Solo che quello lì non è Kulkatura, quello lì è il serpente di Gallowmere che ci farà un male assurdo. Per cui ragazzi, appena lo vedete, velocemente eliminate tutti i nemici, aprite tutte le porte
e muovetevi, levatevi di lì, altrimenti quello lì vi potrebbe colpire fino alla morte. E soprattutto vi segue, ragazzi. Questo qua non si limita a quest'area, continuerà a seguirvi per un determinato periodo di tempo, continuando a farvi male. E soprattutto non c'è modo per contrattaccarlo, non c'è modo per evitare i danni. È veramente bastardo come trappola questa qua. Ok, detto questo ragazzi, continuate a correre, continuate a muovervi, levatevi di torno il più prima possibile questo dannato serpente. Ah, qui non so perché ci fosse questa trappola invece, ma comunque attivo lo stesso perché è bello. Continuiamo a correre, continuate a spostarvi, perché altrimenti questo serpente continuerà a colpirvi. Non so quante volte sto usando il verbo continuare, ma non importa. E comunque via via via. Per fortuna il serpente non durerà per l'intero livello, dopo un po' sparirà e ci lascerà in pace. Ah, adesso potevo toglierla anche prima, ma adesso possiamo toglierci la corazza di drago e rimetterci il nostro set spada magica e scudo d'oro. Scudo d'oro che è del tutto inutile, non provate a difendervi. Ah, questo è il pulsante più utile perché ci permetterà di arrivare al calice. Però per il momento non abbiamo ancora le anime. Le ultime anime le otterremo con l'ultima zona, ovvero quella immediatamente prima dell'uscita. Per cui, veloce, Sir Daniel, muoviamoci. Torniamo all'uscita e andiamo a uccidere gli ultimi mostri. Eccola lì, runa gialla. Ed ecco qua gli ultimi bestioni, gli ultimi impiccati pronti per essere maciullati e sono spadate. Forza, perfetto. Io adesso li elimino gli ultimi perché danno fastidio, ma tanto le anime le abbiamo già. Quindi forza, muorici. Muorici anche tu, non pensare di fuggire, quella porta può far passare solo me. Quindi via via via. E adesso ragazzi, prendiamo il calice e abbiamo finito ragazzi. Questo livello è veramente molto corto, ma comunque è un calice in più da ottenere, per cui non ci lamentiamo. Adesso molto velocemente abbiamo concluso, possiamo uscire da questo livello. Andiamo nel salone degli eroi, vediamo un po' quale sarà la nostra ricompensa di oggi. Ok, se non sbaglio tu non devi dirci nulla. Allora, l'ultima volta ci è stata data l'ultima arma del gioco, ovvero le saette. Per cui non mi aspettate più nessun'altra arma. Tutti gli oggetti che otterremo fino adesso saranno bottiglie della vita, fiale d'energia e soldi. Solo questo. Vediamo un po' chi ci deve parlare adesso. Ah, ecco qua, il buon centauro. Ehi, Daniel, ho qualcosa per te, forse... Ma non ho la più pallida idea di che cosa sia. Ti tenta? Ok, bottiglia della vita, che visto il prossimo livello è importante quanto l'oro. Il prossimo livello sarà l'inferno, per quanto sia veramente bello come ambientazione. Cioè, i prossimi due livelli, ovvero le rovine infestate e il vascello fantasma, sono livelli veramente meravigliosi. Ma durissimi da affrontare, sono l'inferno. Vedrete a tempo debito il perché. Ed ecco qua il primo dei due livelli che ho menzionato, ovvero le rovine infestate dai fantasmi. Livello meraviglioso, ma veramente tanto duro. Ma vedrete il tutto nella prossima puntata. Da YouTube Schia 94 è tutto, ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!